Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su Yokai Watch Puni Puni. Dato che è iniziato il nuovo evento, mi sembra doveroso portare subito le missioni da fare, quelle che ci sono da fare. E dovrebbe essere già il 16 in Giappone, quindi le quest dell'evento sono state rivelate. Ma andiamo un attimo a vedere una cosa. Ovviamente anche questo è un evento con i portali bizzarri, c'è cioè Professor Sole di Cristallo. E una volta che voi fate il primo livello, vi si apre subitissimo il primo portale. Come vedete, il portale ha il tempo bloccato, il primo portale ha sempre il tempo bloccato, quindi potete anche andarci due giorni dopo a farlo, non succede nulla. E andiamo a fare subitissimo il primo portale, proprio vediamolo insieme. Questo evento, se giocate da un po' di tempo a Puni Puni, l'avete sicuramente già fatto altre volte. Quindi, ok, la potenza è diminuita. O meglio, non possiamo boostarci. Quindi se usiamo yokai che aumentano l'attacco, non va. Ma andiamo a fare subito Professor Sole di Cristallo. Prima battaglia, che le prime 3-4 sono sempre le più facili. Poi inizia davvero a diventare più forte lo yokai da affrontare. Dal quinto livello in su è davvero difficile. Vai. Con un solo attacco. Ah, che bello. Ma va bene, il primo è fatto. Quindi penso che ci diano la ricompensa. Ecco. No, nessuna ricompensa interessante. Beh, se giocate all'evento sì, è molto importante come ricompensa. Ma andiamo. Oh, attenzione. Questo yokai è interessante. Questo è davvero interessante. Ok, una sfera del portale. Quindi, ma possiamo anche andare a fare direttamente il livello 2 che ci dà 300 punti yokai. Eccoli qua, 300 punti yokai, facili facili. Prima di passare alle missioni, velocemente una slottata, sperando che non siano buggate come sempre, perché spesso e volentieri a inizio missione le slottate sono sempre buggate. Quindi questo ce lo tengo e questo pure ce l'ho. Nulla di che, però un SS insomma è la rarità. Facciamone un'altra. Niente, anche qui tutta quanta roba che già ho. Vediamo le quest per questo evento. Oh, tutte quante sbloccate. Allora, attraversa la stanza d'oro una volta. Attraversa la stanza di cristallo due volte. Quindi la stanza di vetro, chiamiamola. Fatti amico di Mentigrand. Lo trovate, penso, ai primi livelli. Poi sconfiggi il livello 28. Sconfiggete il boss del livello 28. Entrate nella stanza di cristallo 4 volte, quindi praticamente sconfiggete Professor Sole a livello 4, per dirla proprio chiaro e tondo. Sconfiggete il boss del livello 45, che è appunto Dark Master, non è Dark Nian, è Dark Master, quindi Batman l'ho detto. E giocate all'attacco al punteggio. Quindi, ricapitolando, stanza del tesoro 1, stanza dei vetri 2, Dimentigrand fatevelo amico, sconfiggete il boss del livello 28, entrate, o meglio, combattete 4 volte contro Professor Sole, cristallo, sconfiggete il boss del livello 45 e giocate all'attacco al punteggio. Allora, queste missioni sono abbastanza interessanti, vediamo un po' la prima. Ok, dalla prima alla numero 9 sono tutte quante di aiutare gli amici. Se le aiutate 50 volte ricevete un segreto dell'anima, 300 punti, un'altra medicina potente, 200 punti yokai, medicina potente, 150 punti yokai, medicina potente e 100 punti yokai e medicina potente. Quindi se volete arrivare fino ad avere tutti quanti questi punti yokai più un segreti dell'abilità, fate appunto 50, aiutate 50 volte gli amici. Come si aiutano gli amici? Potete anche entrare nel portale bizzarro, non serve che abbiate la sfera o che sia attivo. Andate su Tomodachi, appunto quella immagine con Pierre e Sandrone, e vedete appunto se ci sono amici in difficoltà. Tomodachi, vedete proprio sopra, Tomodachi, e potete aiutarli. Oppure, meglio ancora, se sono di qua, se sono in questa fila di qua, help, e voi li aiutate. Contano entrambi. Praticamente aiutandoli voi gli donate il 10% della vostra salute massima. Bene, passiamo ora alle altre missioni. Ok, credo che sia solo perché è sera, appunto, pomeriggio. Appunto, noi siamo a Col di Brezza nella gioco, nella prima mappa siamo a Col di Brezza. Sera, ta, è sera. Completa il stage numero 5 facendo un danno di 700 punti. Quindi fate
700 punti danno con un singolo attacco e vi completa la missione. Completa lo stage 9 con solo yokai di rango B, quindi in squadra solo rango B. Completa il boss dello stage 13 senza usare continua. Vincete 38 stelle in totale nella prima mappa. Questo è Terrogo, dovrebbe essere il punto interrogativo che corre. Intendevo Corrignoro. Portate il suo Energimax a livello 2. Sapete che fate? Compare a primo livello, primo stage compare. Ve lo fate amico due volte e ci avete il suo Energimax a livello 2. Completa 3 missioni delle prime 5 menzionate. Quindi abbiamo appena visto le 5 missioni, completate in almeno 3 e riceverete i segreti dell'anima mini. Completate tutte e 5 le missioni per ricevere una moneta 5 stelle. E seconda mappa, stage 19. Completalo entro 75 secondi. Stage 28. Completalo con solo yokai di rango B senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 2 con un massimo di 2 tribù diverse di yokai. Quindi massimo 2 tribù diverse in squadra. Quindi o solo Audaci e Tosti, o solo Tosti e Generosi, o solo Erma e Audaci, insomma avete capito. Colleziona un totale di 42 stelle nella seconda mappa. Ok, portate l'Energimax di Amanjiru a livello 2. Amanjiru sarebbe, oddio, non mi ricordo in italiano, ma è quella mucca che sta dentro la tazza. Quella mucca con la panna in testa che sta dentro la tazza, avete capito? Vi metto l'immagine. Amanjiru. Completate 3 missioni delle prime 5. Completate tutte e 5 le missioni. Bello. Ok, stage 33. Completalo con l'uso massimo di 3 Energimax e senza usare continua. Cavoli. Completa lo stage 40 della terza mappa con almeno il 55% di punti vita e senza usare continua. Quindi se andate KO e poi rimanete con il 55% di punti vita, non vale. Completa lo stage 45 con solo yokai di rango A in squadra senza usare continua. Quindi dovete battere Dark Master senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 3 con massimo una sola tribù di yokai. Colleziona 50 stelle nella terza mappa. Completa 3 missioni delle 5 summenzionate e completa tutte e 5 le missioni. Bello i segreti dell'anima. E queste erano tutte quante le missioni che c'erano da fare per questo evento. Molto carine, molto fattibili. A me sinceramente le missioni con i cristalli non mi sono mai piaciute, devo ammetterlo. Però Dark Master, Batman è il mio supereroe preferito, quindi mi piacerebbe prenderlo. Bene, per questo video Cuge è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, spero che le missioni vi siano più chiare ora. Ovviamente vi ricordo di aggiornare in descrizione come sempre per la pagina di Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!